Maxi operazione della Guardia di Finanza a Palermo, colpo alla famiglia mafiosa del villaggio Santa Rosalia 26 arresti, 7 misure interdittive ad esercitare attività imprenditoriali, indagati sono stati indiziati a vario titolo dei reati di partecipazione con corso esterno in associazione mafiosa con l'aggravante e l'associazione armata del trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare Cosa Nostra e traffico di stupefacenti con l'utilizzo del metodo mafioso, con il provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo di sei attività commerciali operanti nel settore della ristorazione, del commercio al dettaglio di generi alimentari, del trasporto merci su strada e del movimento terra per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Sono stati impiegati 220 militari della Guardia di Finanza in forze dei reparti di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Siracusa e Trapani che stanno inoltre effettuando numerose perquisizioni nei luoghi della disponibilità degli indagati. Le indagini con dagli specialisti del nucleo di Polizia economico e finanziaria di Palermo, GICO, con l'ausilio della Polizia penitenziaria della Casa circondariale. Lo russo Pagliarelli avrebbero permesso di ricostruire l'esistenza di consolidate e capillari dinamiche criminali legate all'esercizio di un penetrante potere di controllo economico del territorio esercitato nel quartiere Villaggio Santa Rosalia da parte dell'omonima famiglia mafiosa inserita nel mandamento Pagliarelli. A capo della stessa si collocherebbe uno degli uomini d'onore più influenti all'interno di Cosa Nostra Palermitana, il quale, nonostante lo stato detentivo cui sottoposto, si conferma come riconosciuto dal GIP nell'ordinanza cautelare, protervamente e erudicilmente mafioso. e avrebbe conservato la propria leadership mantenendo rapporti diretti e indiretti con i suoi storici sodali e con altri soggetti contigui alla consorteria.